cosa ne pensi? Cosa ne pensi? Dimmi cosa ne pensi, Andrea, di questo aborto. Penso che sia sopravvalutata, perché fa vedere cose che possono inizialmente far paura, ma che non fanno paura. Voglio giocare col controller a questa merda. Se funziona. Se funziona. Poi nessuno ha riconosciuto la risata di Kefka e Final Fantasy. Non si può giocare col controller? Ma quanto fa schifo! Te l'ho detto? Mi stanno fatto col culo! Aspetta, ora... aspetta. Aspetta, vai indietro. Perché dovrei andare indietro? Vai indietro. Troll face! Ma perché? Perché questo aborto? Troll face. L'ho scoperto a caso sta cosa. Animali morti. Ma perché uno dovrebbe mettersi paura di animali morti? Va bene. I go to the air. Aspetta, va un attimo indietro. C'è Sonic sugli alberi. Sonic sugli alberi? Va ancora indietro. Il cazzo di piede messo dentro, ma... Vabbè, fa niente. Guarda lui, poi... Ciao Sonic, perché torni in piedi? giù. Che paura! Che paura! Guarda, metto a leggere i libri nel frattempo. Mi hanno rizzato bene gli occhi. Hello, do you want to play to me? Voglio giocare con te. Però velocemente, perché domani devo fare la verifica di tecnica. Grazie. Nascondino ad Angel Island, perché in realtà esiste già questa versione in Sonic 3. Oddio, non mi prenderà. Aiuto! Alacus, aiutami! Oddio, Sonic è un pedofilo. Ed è pure omosessuale, visto che te sei maschio, quindi... Beh, sta piangendo, non vedo cosa ci sia di spaventoso, ma vabbè. Ma è che dobbiamo far finta che non conosciamo sto aborto? Dai, per cortesia. che urlo! Realistico! Sei troppo lento, vuoi provare? You're too slow! Aspetta. Che c'è? Questa animazione della Knuckles che fa la samba. Ogni tanto da... Lo sai quando è che fa paura sto gioco? Quando sembra che si sia frizzato il PC. Lo so. Là solo si può dire che forse fa paura, ma... Non puoi correre. Aspetta, prova a fare una cosa. Vai indietro. C'è tipo un tasto per premere pugni, mi ricordo. No, non c'è. Vai indietro. Aspetta, tieni premuto il tasto per andare a sinistra. E allo stesso tempo premi il tasto per andare avanti. Perché? Cioè, devo premere il tasto destra e sinistra contemporaneamente. No, prima uno e poi l'altro contemporaneamente. Si muove! Moonwalk. Ma è bellissimo! Moonwalk. Ragazzi, il primo esempio di Crying. Ma cos'è? Perché, Michael, ma cos'è? No, in realtà sapete dove ci troviamo? Ci troviamo a Scrap Brain con una zona diversa. Con un cielo rosa. Vabbè. Rosa. Oddio. Oddio, che paura! Che abortismo! Compare Sonic dietro, ma chi se ne frega, non fa paura. Compare Sonic. Sonic can con the course. Che paura! Oddio, Sonic fa. Ehi, Sonic found fa you. Who's bad? Oddio, che paura, mi stai inseguendo.
No, come faccio a prenderlo un fantasma? Ah, non puoi manco scappare, tra l'altro. Tipo piange. Ma hai notato una cosa? Le lacrime non sono sprite, sono disegni a bassa risoluzione. Così tante anime con cui giocare e così poco tempo, non sei d'accordo? Non sono d'accordo. Dottor Eggman, Adesso non vediamo posso cosa farlo. sai fare. Vediamo cosa sai fare. Comunque, per chi se lo stesse chiedendo, io e Andrea siamo conoscitori della saga di Sonic. Cioè, stiamo parlando a cazzo di cane, perché il gioco è fatto a cazzo di cane. Sappiamo quello di cui parliamo. Voglio Ottimo, sottolinearlo, perché altrimenti. puntini, puntini, Voglio puntini, puntini, perché non sapeva che scrivere. sottolineare. Oh, bro, meglio sottolinearlo, perché altrimenti qualcuno pensa che noi non sappiamo un cazzo della serie, che non ci teniamo ai personaggi, quando la gente non capisce che tutta sta roba è un Vabbè, fake non assurdo. andare avanti, non andare avanti. Perché non devo andare? Ma che me ne frega? Così possiamo parlare. Va bene. E così non succedono cose. Voglio fare la samba pure con Ok, allora, Eggman. prima di tutto. Moonwalk. Che bel modo di salire le scale. Comunque, ragazzi, ma soltanto a me questa canzone assomiglia alla Vandonia dei Pokémon. No, ma assolutamente no. No, in realtà, sapete la leggenda di questa canzone? In realtà questa qui è Green Hill, mi sono informato, è la canzone di Green Hill, messa al contrario, allo stesso tempo messa al rallentatore, con qualche ottava sotto. Ah, perché non l'avevi capito? Si capisce che è Green Hill, bro. No. Se la senti bene, si capisce che è Green Basta con questa risata ferita che non fa paura. E dov'è Kefka? paura perché sembra che sia frizzato l'audio a un certo Ah, vedi che però ti faceva scappare un pochettino. Oddio, adesso cosa succederà? punto. Ma compare la faccia. Leggo il libro. Mi aggiusti l'antenna? Bellissimo! I am God. Ma Sonic si è questo operato! è lui appena svegliato lo specchio ed era un accidente. Ma per quanti Oddio, secondi ma devo quanto vedere tempo sta ci sono immagine io? Cioè, non trascorsi? ho capito. Oddio, che paura. Mi scoccio di vedere ancora questa immagine. Oddio. Mi scoccio! Sei Dio, ho capito, ma non mi E poi andare per interessa! favore. E poi andare per favore, porco Dio. Beh, allora bene, questo gioco lo sto giocando su DVD. Probabilmente te lo infetta pure. E non fa niente, è un DVD, non me ne frega un cazzo. Pronto per il secondo round? Cioè, devo giocare ancora? Ah no, ok. Premi il tasto pazio. Per andare avanti? Che gioco di merda. Come devo fare per andare avanti? Ma Va avanti da solo, tranquillo. E tra l'altro sì, questa qui è la schermata di Doom. Doom! Con immagini di Sonic modificato! Ma tica io, com'è che devo vedere? Nasconditi. Notare che dietro il corpo di Tails c'era un cubetto pixelato perché lì aveva sostituito un corpo con quello di Tails. Giusto. Ma... Ah ok, va avanti finalmente sta aborto, che cazzo? Come finisce? Aspetta, ti dico cosa c'è scritto. Aspetta. È il grido della mia anima, malata. Sarai un pedone nella mia ombra. Guariscimi con i peccati, spezza l'oscurità del nostro demone funebre di ubriachezza. Posso andare avanti adesso? Sì, puoi. No, Devo premere spazio? va avanti da solo. Ma che? Ehi, Sonic. Gioco al Sonic originale! Non si capisce una sega. Quello Ma sì. bro, il round 2 che dico io è un altro. Lo so. Va bene, fa niente. Giocheremo pure quello, lo promettiamo? Se questo video avrà abbastanza like, giocheremo pure Noi giocheremo al sequel probabilmente, che è Sally.exe. quello. Ma perché? Sede.exe per i fanboy ignoranti. Perché questo è un... Sì. Vabbè, Cosa? Ma sì, c'hai ragione, c'hai ragione.
Ma 10 minuti Sonic non dovrebbe perdere una vita di consuetudine? No, va bene. Pure Sonic fa moonwalk. Scusate, ma solo... pure lui lo fa. Tutti i moonwalk! Ma la gente lo sa da cosa è presa questa immagine? È presa da Earthbound. Lo so, Da Mother ma 2. sembrano vecchie poi. Non sono orecchie, sono Sembrano feti. Comunque. Ma per quanti anni devo giocare sta roba epilessica? Mi viene pure l'epilessia magari qua. Ma quando finisce sto fatto? quindi ragazzi, questo qui è stato Sonic.exe, una bella merda da giocare alle 11 di sera. Bellissimo. È brutto da giocare e da vedere. Perché? Anche quello. Perché Adesso non io supporta il ho finito. DirectX. Non supporta il DirectX. Cioè, se tu mi fai un gioco nel 2013, deve supportare il DirectX. Almeno quello. Proviamo a parlare a Half-Life. livello. Proviamo a parlare a livello grafico del gioco. Va bene che a livello grafico non c'è niente da dire, visto che praticamente riprende quello che è, quelli che sono i Sonic classici, quindi non è che c'è bisogno di dire tanto, però è una creepypasta. Una creepypasta cosa dovrebbe fare? Dovrebbe mettere ansia, cioè tra virgolette dovrebbe mettere paura. Cosa vi fa mettere paura sto coso? Cioè praticamente vi fa mettere paura vedere del sangue, in realtà si vedono un po' tutti i giorni se voi ci pensate, tutti noi siamo fatti di sangue, addirittura in un videogioco per cosa? Indirizzato a un pubblico di minori? Dai, come fate a aver paura di sto coso? Oh, con tutto il rispetto del mondo, ma come si fa? Lo sanno solo loro. Vabbè, Vabbè, comunque comunque, seguite il mio speriamo di canale. far uscire la parte 2 presto. Intanto vi potete gustare un pochettino questo aborto che è Sonic.exe. Va bene, dai. Io vi auguro un good day anche il nostro amico. E vi ricordiamo che noi di Sonic ne sappiamo a pacchi, quindi sappiamo perfettamente riconoscere un gioco che non riesce a basarsi sulle fondamenta paulistiche che potrebbe avere un capitolo di Sonic. Noi vi salutiamo in stile Kefka, che in realtà, lo ripetiamo, non è Lullo di Sonic.exe, è Lullo preso da un altro videogioco, quindi noi vi salutiamo e ricordatevi, You're too slow, want to try again?